Ciao a tutte, ciao a tutti! Allora, questo è un vlog di chiacchiere, giusto per parlare un po' con voi, anche perché da tanto che non ne faccio uno e poi da qualche video a questa parte che comunque dico di fare un video e poi alla fine non lo faccio mai. Allora, vi voglio raccontare alcune cosine che mi sono successe in questi ultimi più o meno 2 mesi, ma niente di grave. Avevo voglia comunque di fare un video con voi, parlato, devo essere sincera, e quindi ho preso la videocamera e cerco di fare un video abbastanza breve, spero. Perché mio marito ha fame, io ho fame, quindi insomma muoviamoci. Allora, come potete notare, extension, come ho già detto in qualche video fa, avrei comunque fatto l'extension e finalmente oggi, che è il 20 febbraio, giovedì, le ho fatte. Sono andata dal parrucchiere alle 2:30 e ho finito alle 5:30, cioè della serie tagliamoci le vene. E nulla, mi ha usato delle extension ovviamente vere, capelli veri, non sono sintetici, e me li ha messe su con un metodo, diciamo, innovativo, nuovo, con delle molle. E da questa parte, siccome mancavano alcune ciocche, ha utilizzato la cheratina, ecco, che io avevo già provato tanti anni fa, sempre in questo negozio, però con extension sempre vere, ma attaccate solo con la cheratina. E vabbè, comunque questo è il metodo nuovo, sono ovviamente dello stesso colore dei miei capelli, non sto qui a dire prezzo, mica prezzo, perché insomma non mi sembra neanche corretto, e poi è meglio evitare. E sono belli lunghi, non me li aspettavo così lunghi sinceramente, arrivano fino a metà pancia praticamente. Così, guardate. Ecco, magari senza far cadere nulla. Ovviamente questo video non so quando lo caricherò. Comunque niente, extension fatte, finalmente. Ero lì che mi rompevo un po' le balle, continuavo a guardare i giornali oppure i giornali dettagli. E alla fine niente, ho lasciato i capelli pari, non ho fatto niente di che, insomma. Ho semplicemente fatto spuntare un pochettino i miei capelli veri perché facevano veramente schifo. Poi, se andate a vedere il mio ultimo video, noterete i miei capelli schifosi, anche perché non avevano nemmeno un senso e niente di niente. Per cui, vabbè, questo è il risultato finale, ovviamente. Ops. Ovviamente piega fatta dal parrucchiere. Voglio vedere io dopo se riuscirò. Non li devo lavare per 2 giorni, ce la farò? Non lo so, perché comunque da questa parte ho delle ciocche con la cheratina e poi nulla, tutto rego, cioè di scoraga. E niente, tra l'altro per i capelli da Claire's, questo marchio qua, che vende prodotti per capelli, prodotti, oddio, mollette, mollettine, cerchietti, eccetera, ma anche orecchini, ho preso questi cerchietti fatti così, che vanno appunto a tirare bene il capello. Due, del tipo prendi due, paghi uno, e in tutto ho pagato 3,95 euro. E poi ho preso, vabbè, un cerchietto che ho lasciato di là in bagno, ho pagato veramente una cavolata, tipo leopardato. E poi il classico mollettone fatto così, nero, lucido, pagato 2,50 euro. E basta. Poi, parlando invece del piercing alla lingua, anche perché alcune ragazze mi hanno chiesto di fare un video a parte, solo che sarebbe veramente durato ben poco, perché comunque non ho molto da dire, per cui ho detto, ma sì, facciamo un video dove comunque includo un po' tutto. Allora, ovviamente non sto qui a dire fatelo o non fatelo, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, a me non interessa nulla. Vi dico semplicemente la mia esperienza. L'unico consiglio che vi do è di non guardare video su YouTube, perché siamo diverse l'una dall'altra e comunque il dolore è soggettivo. Io volevo fare il piercing alla lingua, prima di farlo ero andata su YouTube, tutte le ragazze, ma no, ma il piercing alla lingua non fa male, è una passeggiata, è il meno dolore tra i vari piercing, insomma, che si fanno, no? Comunque è quello dove si sente meno male, diciamo, la parte dove si sente meno male la lingua. E io, sì, come no. E alla fine ho sentito un male cane. Comunque, vabbè. Calcolate che io il piercing alla lingua comunque per vari motivi non l'ho mai fatto da piccola. Anche perché, vabbè, i miei genitori erano contrari, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ho deciso di farlo il 16 di gennaio. Sono andata tranquilla con Luca. Solo che lui è rimasto fuori, io dentro ovviamente con il piercer a farmi questo cavolo di piercing. E niente, ero convinta al 100%, però ero anche terrorizzata,
al 50%. Quindi che cosa ho fatto? Sono entrata, lui mi ha fatto sdraiare perché mi ha visto che ero bianca, sudavo freddo, e mi ha fatto il piercing da sdraiata e me l'ha fatto dall'alto al basso. Ora, piccola parentesi, non mi scrivete, no, ma è sbagliato, il buco bisogna farlo dal basso all'alto, perché di qua, perché di là. Anche perché poi alla fine, volendo vedere, sono sempre quelle persone che poi alla fine nella vita fanno tutt'altro, cioè non è che fanno i piercing, ecco, nella vita, cioè non sono degli intenditori, è come se lo dovessi dire io, ecco. Per cui, la Margot che lecca sta bevendo l'acqua, lasciamo perdere, e bel sottofondo. Quindi evitiamo, un po' come quelle persone che dicono oddio il piercing alla lingua, se lo fai non sentirai una volta che lo togli più il gusto, le papille gustative andranno a quel paese, eccetera, eccetera, eccetera. Che poi, stando a guardare, sono proprio quelle persone che non hanno mai fatto piercing in vita loro e parlano solo per dare aria alla bocca. Comunque, purtroppo c'è gente così e non ci possiamo fare nulla. Comunque, a parte questo, io non sto qui a sindacalizzare il piercing alla lingua fa male oppure può danneggiare le papille gustative, cioè se uno vuole fare, cavoli suoi, cioè. Comunque, e niente, appunto, dopo avermi fatto il piercing alla lingua, che ora non so dov'è, comunque il ragazzo aveva utilizzato un piercing in titanio, abbastanza lungo perché comunque la lingua poi si gonfia, e l'ho tenuto su per 2 settimane più o meno. Quando me l'ha fatto, non vi dico, ho sentito un male cane. Tra l'altro non me l'ha fatto in mezzo alla lingua, me l'ha fatto in punta quasi, vedete? Vabbè, comunque non me l'ha fatto proprio al centro, me l'ha fatto un po' più in punta. È bello perché il piercing alla lingua è bello, alcuni dicono ispira sesso, bla 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 bla. È bello, però nel mio caso, siccome me l'hanno fatto in punta, anche quando parlo, quando canto, soprattutto quando alzo la lingua, quando dico la L, si vede la pallina. Però vabbè, chi se ne frega, cioè quello è il minimo. Però vabbè, io ho sentito abbastanza male. Poi comunque ricordatevi di andare in uno studio professionale, da un piercer professionista, comunque bravo, che se ne sa intendere, comunque magari informatevi su internet e soprattutto guardate che sia tutto pulito e le cose siano mano uso, ecco, usa e getta. Una volta fatto il piercing, ovviamente avrete tanta salivazione, poi ovviamente dipende anche dai casi, perché appunto non tutti siamo uguali, per cui nel mio caso ho avuto tanta salivazione, non riuscivo a parlare più di tanto perché parlavo, farfugliavo praticamente, sputavo anche i bambini morti e quindi insomma ho avuto un po' di problemini, ma nel giro di poco poi si è risolto, anche se ho questa esce moscia, però fa niente. E poi che dire? Poi vabbè, se vi uscirà un po' di pus, un po' di sangue è una cosa normale. Appunto, dopo 2 giorni andate appunto dal vostro piercer a cambiare il piercing, mi mettono quello più piccolo. E io ad esempio ho scelto questo qui, sempre in titanio, con il brillantino che tra l'altro è andato anche via, ma che bello. Però vabbè, al massimo, se magari lo perdo da qualche parte il piercing in bocca, ho il cambio, giusto per tamponare un attimo, poi ovviamente a casa lo cambio, metto uno un po' più carino, e poi questo qui che è sempre in titanio, però con le 2 palline fatte così, vedete? Ecco, questo qui ad esempio è chiuso, sigillato, pulito, sterilizzato, ecco. Comunque, detto ciò, una ragazza mi ha chiesto come curi il piercing. Semplicemente dopo i pasti, soprattutto vabbè, i pasti principali, 3 volte al giorno, senza poi tanto esagerare, ecco. Una volta lavati i denti, prendete uno spazzolino con le setole morbide, andate a pulire la lingua vicino al buco del piercing, senza andarci proprio lì a insistere, piano piano. E poi fate gli sciacqui con il colluttorio senza alcol, lo trovate in farmacia, nei supermercati, meglio nei supermercati perché comunque costano meno, sempre dopo appunto i 3 pasti principali.
Poi vabbè, se mangiata merenda, come capitava a me, o magari di mangiare, che ne so, qualcosina a colazione, una brioche, anche lì lavate i denti, pulite comunque la lingua, tanto male non fa, e fate magari un po' di sciacqui, ecco. Ecco, vi sconsigliano di bere caffè, cose che macchiano comunque, vi sconsigliano vabbè di dare baci e fare sesso orale più che altro per germi, batteri, eccetera, eccetera. E poi basta, queste sono le cose, diciamo, da tenere bene in mente. Ovviamente i primi periodi dovete mangiare freddo, robe comunque abbastanza morbide, tipo yogurt, succhi di frutta. Io addirittura ho dovuto, veramente dovuto, mangiare gli omogenizzati, che veramente, ragazze, fanno schifo e poi costano un sacco, cioè non sanno di niente praticamente. E poi dal quarto giorno in poi, sì, più o meno ho iniziato a mangiare la pastina, ad esempio, però una volta fatta l'ho lasciata fuori giusto per raffreddarsi un po' e poi l'ho mangiata e queste cose qua, insomma. Poi niente, ho continuato a mangiare tranquillamente le mie robe. Ad esempio c'è una mia amica che ha il piercing alla lingua e tempo 2 orette neanche dopo averlo fatto, già la sera mangiava. Io invece l'ho fatto il 16 gennaio alle 5 di pomeriggio e la sera morivo dal dolore, anche perché avevo la lingua gonfissima, sembrava avessi tipo una coscia di pollo al posto della lingua, e ho iniziato a mangiare gelati e yogurt, per carità, felicissima però. Tant'è che ho anche, non dico perso chili, però mi sento anche meno gonfia comunque. E niente. Non so neanche più che cosa dirvi perché non è che c'è molto da fare. Più che altro state attenti, dove andate, informatevi, eccetera, eccetera. Ora, quello che ho su ora, che è bianco il piercing, praticamente fa parte di questo set che ho preso sempre da Claire's, pagato 14,95 euro. Costano un bel po', devo dire, comunque. E sono belli colorati, quindi anche in base a come mi trucco, in base a come mi vesto, non lo so, insomma, cambio. E poi, piccola parentesi, già che c'ero, ho preso anche questi qua per il naso, che sono semplicemente, vedete, fatti così con i brillantini a 7,95 euro. E stop. Poi per il resto non ho preso più nulla. Poi, a parte, ero in un centro commerciale con Luca e ho preso da OBS questo set per le sopracciglia, perché è quello che ho, mi sta finendo. Io di solito uso il marrone per, diciamo, riempire gli spazi vuoti e dare bene o male una forma, ecco, alle mie sopracciglia. E comunque mi piace, sarà già il terzo, il quarto che compro e mi piace davvero davvero tanto. Poi a 7,90 euro da Limoni ho preso il mascara della L'Oreal, il Mega Volume Miss Manga. Questo qui che io ancora non ho provato, tonalità black, quando proverò vi farò sapere. Poi, sempre in un supermercato, ho preso i due balsami della Splendor al cocco, perché stavo rimanendo senza balsami. E infine, siccome sto per terminare l'olio per i capelli che di solito uso prima della piega, ho voluto prendere questo qui della Gliss Testa Nera nuovo, da applicare prima o dopo la piega, ecco. Boh, è un 75 ml per capelli secchi e danneggiati. E niente, infine, tramite sito, ovviamente non è un ordine che ho fatto io, mi sono fatta, diciamo, in qualche modo aiutare, cioè io ho detto a questa ragazza quello che volevo e lei ha ordinato le Yankee Candle, che io sto amando alla follia, e ho preso Loves Me e Loves Me Not, ecco. Poi Garden Sweet Pea, ne devo avere un'altra fatta così di tartina. Poi Coastal Waters, poi questo qui deve essere buona, che è la Sweet Strawberry, e l'altra, anche questo qui mi piace, bella dolce, la Summer Scoop, che buona. E niente, questo è tutto. Fatemi sapere tutto
extension, piercing alla lingua, i vari acquistini. Se avete provato queste Yankee, fatemi sapere. Io vi mando un enorme beso al prossimo video. Ciao ciao!